8 giorni non è possibile. Io oggi ero in conferenza internet con il presidente della regione e lui ci ha detto che i tamponi hanno risultati in 4-2 ore, quindi che ci si metta 8 giorni per dare dei risultati per queste strutture che sono assolutamente le più delicate, le più sensibili, quelle da attenzionare in maniera assolutamente prioritaria, non è ammissibile. Se poi si pensa che di questi 150 tamponi, perlomeno mi riferisco a quelli della Pia Casa, una ventina non è arrivato il risultato in quanto è stato dichiarato nel referto non presente o non rilevabile e quindi stasera verranno ripetuti per questo motivo, io rimango ancora più sorpreso. Erano stati eseguiti lo scorso 8 aprile e sono tornati indietro solamente ieri e comunque in alcuni casi ancora senza risposta. Si tratta dei tamponi eseguiti sugli ospiti e operatori delle residenze sanitarie cittadine, dove purtroppo il virus è riuscito ad entrare. Alla Casa Pia e a Villa Guillichini sono stati infatti accertati 6 casi, 3 in ogni struttura. Il contagio riguarda 2 operatori ed un paziente in ogni residenza per anziani. Gli ospitati sono 1 e 1 e sono positivi e sono stati prontamente isolati, perlomeno di sicuro per quello che riguarda Casa Pia, ma ritengo anche nell'altro centro che chiamiamo centro Guillichini perché è a Palazzo Guillichini in Corso Italia. I 2 operatori che hanno dato esito a tampone positivo sono stati ovviamente isolati. Uno dei 2 della Pia Casa era già a casa da 30 giorni, quindi non ha avuto materialmente il tempo e la possibilità di espandere il contagio. L'altro era assolutamente asintomatico e quindi non c'era possibilità di individuarne prima il potenziale virologico. A questo punto la situazione è ancora più sotto controllo, tenete conto che l'istituto aveva già da tempo sospeso le visite degli esterni, entravano soltanto gli addetti ai quali veniva rilevata la febbre in ingresso e a tutti erano dati dispositivi per quello che riguarda guanti e mascherine. Quindi la situazione era relativamente sotto controllo, certo una risposta più rapida avrebbe consentito una minor circolazione dei soggetti, che poi a questo punto sono uno solo, perché il ricoverato tale era, tale rimane, uno era già assente dal lavoro da 30 giorni e è soltanto uno, mi riferisco sempre alla Pia Casa, che ha potuto circolare da quando è contagiato, ma non lo sappiamo perché era asintomatico. Ecco, a livello nazionale i casi RSA sono finiti al centro di alcune inchieste giudiziarie. In Valdarno c'è già un esposto presentato dal sindaco di Montevarchi, un altro verrà presentato dai familiari dei pazienti dell'RSA di Bucine. Lei lo sta valutando? Allora, io non ho ancora visto i direttori delle due strutture che hanno subito questo tipo di contagio. Valuterò insieme a loro, per la tutela di tutta la città, se è opportuno o meno fare questo tipo di azione.